Sim, servizi di segreteria. Pronto? Buonasera, parlo col signor Giacomo Costa Cardone. Salve, buonasera. Siccome mi hanno dato il suo numero di telefono, io sono un regista. Sto lavorando nella provincia di Messina e Palermo. Dalle informazioni mi hanno detto che a lei gli piacciono i film di mafia e le canzoni napoletane. Gentilmente volevo sapere se lei può venire a Palermo. A Palermo? Sì, per un provino. Sì. Perché mi hanno detto che fa il pugilista. Ha la faccia da pugilista, la faccia da mafioso lei. Mafioso? Lei c'ha i condotati, ha il viso tipo mafioso? No. Siccome nel curriculum qua mi hanno detto che io ho preso informazioni al comune di Capizzi. Che stiamo comune di Capizzi? Stiamo provincia di Messina, noi stiamo telefonando a tutti i comuni della provincia di Messina per farci segnalare dei personaggi dove possono fare dei film. Perché noi facciamo film di mafia, facciamo nei film tipo Nino D'Angelo, film con canzoni napoletane. Lei riesce a cantare, sa cantare? Ah, no, dico come non posso parlare per le chitarre. Come? Come non posso parlare, chitarre. Quando la posso chiamare, mi scusi, domani mattina? Le ho noi in ufficio all'agenzia, la apriamo alle 9.30, io la posso chiamare domani alle 9.30. Alle 9.30? È perché noi l'agenzia, noi tra due minuti chiudiamo l'agenzia, alle 7.30 chiudiamo e riapriamo domani mattina. Io lo sto chiamando da un'agenzia, mi ha capito? Pronto signore? Pronto signore, mi sente? Sì. Ma io sto parlando con il signor Giacomo Costa Cardone? Sì. Ma dico, la posso chiamare domani? Vuole chiamare domani? Non lo so, mi dica lei. Domani, no, è buono, no, non posso parlare. Ah, perché stai, lavora per caso? Sì, lavoro. Che lavoro fa, mi scusi? Eh? Che lavoro fa? All'edificio. Come? Vado. Che lavoro fa, mi scusi? No, bene. Ah, bravo, bene, mi fa piacere questo. È un grande lavoratore. E allora la chiamo domani, signora, alle 9.30 le va bene? Sì, alle 9.30, va bene. Ok, mi scusi, eh? Arrivederci. Arrivederci. Pronto, agenzia Artisti del Sud, parlo con il signor Giacomo Costa. Pronto? E parlo con il signor Giacomo Costa. Sì. E buongiorno, si ricorda io ho chiamato ieri sera? Sì. E allora, lei mi deve dire se ci interessa fare sto provino, se non ci interessa più amici di prima, non ci sono problemi. Lei ha sentito, lei segue se TGS Antenna Sicilia? TGS della Sicilia, sì. E allora lei l'ha sentito, però sul telegiornale l'hanno detto fino a ieri che noi stiamo cercando dei volti nuovi per film e canzoni napoletane e stiamo interpellando tutti i comuni della provincia di Messina. Questo era quello che io volevo spiegare. Siccome dalle informazioni che ci ha dato il comune dice che lei ha fatto una corrida, che ha vinto, che è bravissimo, io mi sono permesso di chiamarlo. Ora, se lei è convinto, io le posso lasciare il mio numero di telefono e viene a fare provino. Come basta? Come? Sì, va bene, come basta. Si prende il mio numero, 339 66 19 634. Ascolti, lei ha fatto mai qualche provino, ha partecipato mai a qualche parte di film? No. Neanche come comparsa, niente? No. Lei cosa sa fare? Sa solo cantare, visto che ha fatto la corrida? No. Ma lei l'ha fatta sta corrida nel suo paese? Sì. È stato applaudito? Sì.
E allora vuol dire che sa cantare o no? Ma... sa cantare canzoni napoletane? Sì. Con quale cantante napoletano piace a lei? Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio? Chi piace a lei come canzone napoletana? Quale cantante è che lei preferisce? Tutti, l'altro, tutto mi piace. Gli piacciono tutti i cantanti napoletani? Mm. Si ricorda qualche canzone in questo momento napoletana? No, no. Ah, non si ricorda nessuna canzone? Gli piacciono i canzoni napoletane e non si ricorda nessuna canzone? No, non me la ricordo. Non se la ricorda? No. Ma stava dormendo, mi scusi. Sì. Ah, allora l'ho chiamato, lei mi ha detto di chiamarla alle 9:30, io anzi l'ho chiamata a quest'ora, pensando che lavorava. Io lavoro la notte. Come? Io lavoro la notte. Ah, lavora di notte, fa, che mestiere fa? Il lavoro che svolge lei, quale lavoro fa? Non vale. Ah, lavora in un panificio? Eh? Ah, bravo, questo mi fa piacere. Allora signore, per fare il suo provino io le devo fare delle domande. Lei quanti anni ha? 19. 19. Fatto il militare? No. E ha partecipato mai in un esercito? No. No. Di lavorare, lavora. Risulta occupato o disoccupato? Disoccupato. Benissimo, ancora meglio, perché se lei deve firmare un contratto per 4 anni, meglio che risulta disoccupato, ecco, le volevo dire questo, Senta, lei segue film tipo Totò Riina, film polizieschi, che film le piacciono? Buono. Quale? Penso buono, Totò Riina. Le piacciono. Lei sarebbe disposto a medesimarsi in una parte tipo l'attore che è... ha copiato Totò Riina? Sì. Sì, benissimo. Un'altra domanda le dovevo fare pure. 19 anni. E lei abita dove? A Capizzi. Ah, Capizzi, il comune che abbiamo chiamato noi. Sì. E la corrida l'ha fatta a Capizzi? Sì. Quando? In quale anno? 2006. 2006? Sì. E allora che numero, cioè è arrivato primo, è arrivato ultimo? Primo. Ah, è arrivato primo, allora per questo mi hanno detto che è stato applaudito. E che canzone cantava, si ricorda? No, ero già passato 5 anni. E non si ricorda quale canzone cantava quella sera? Non scordare. Ah, si è dimenticato. E in questo momento, come cantanti napoletani giovani, che cantante le piace? Andando alla Puntana Giovane? Sì. Marco Fabiani. Marco Fabiani? Che è siciliano questo? Sì. Ho capito. E si ricorda qualche brano di lui per vedere che tipo di tonalità di voce che ha lei? No, l'altro lo presenta, sta come un guazzo, come lo sono nel chiacchio. No, magari una strofa di poco. Perché io nel curriculum devo mettere che lei è intonato, mi ha capito? Davanti, no? Prima di farlo passare a provino. Dopo volevo prima farlo passare a provino. No? Allora, signore, io non ho voglia di scherzare, anche perché noi paghiamo il telefono, abbiamo un'agenzia dove abbiamo dei costi. A lei e a noi ci hanno dato questo suo numero, giusto? Di chiamarlo, che lei sa cantare, che sa recitare. Io qua nella scheda devo scrivere da 1 a 10, cioè io ho scritto da 1 a 8 perché lei mi ha detto che sa recitare. No, ma un numero che ci mette? Il comune di Capizzi. Se è un comune di Capizzi. Sì, sì, sì. È impossibile, che io non ho un comune da nessuno. Guarda, se lei pensa che io sto scherzando, mi stacchi il telefono e siamo più amici di prima. Che le devo dire? Stiamo scherzando, no? Signore, se lei pensa che io sto scherzando, mi stacchi il telefono, che gli devo dire? Lei si perde un'occasione per fare un po' indifferente, non l'ho capito, qual è il motivo? Un provino, a quale è messo il provino? Il provino è dopodomani, ecco perché l'ho chiamato urgentemente, perché dopodomani tutti quelli dalla provincia di Messina sono a Sant'Agata di Militello. Al castello, conosce il castello di Sant'Agata di Militello?
e lì facciamo i provini. Ora io devo mettere, se lei sa cantare, se è intonato, devo mettere da 1 a 10 se lei è intonato o no. Ma se lei non mi fa sentire manco una strofa, tipo Carmelo Zappulla, che gli devo dire, questi cantanti napoletani, Nino D'Angelo, cioè io che non sono napoletano riesco a imitare i cantanti napoletani, ad esempio mettiamo Nino D'Angelo, ha vinciuto tu, sta guerra cuore l'hai vinciuto tu, e io non sono un cantante, mi ha capito? Ecco, lei si deve ricordare una strofa di una canzone, è roba di 2 minuti. No, facciamo una strofa di Nino D'Angelo, di chi vuole lei? E quale? Aspetta. Se la ricordi, ad esempio, pop corn e patatine non ci ha ricordato. Questa se la ricorda? Noi, noi solo, vicini, lo stesso tavolino, la birra, gelata, gelata come noi, due morsi, un panino, amico cameriere, avanti qualcosa da dire. Bravissimo, un attimo solo, allora quando rompo un po' la scheda, allora 19 anni, è nato a Capizzi, lei è nato a Capizzi? No, a Mestretta. Allora, nato a Mestretta, residente Capizzi, anni 19, disoccupato, e allora parte provino film, da 1 a 6, lei mi è simpatico, ci do 8. Come canto gli do 9, perché non pensavo che era intonato. Mi faccio qualche altra cosina di Nino D'Angelo. E sente una cosa, quando lei viene a Sant'Agata, dopo domani, alle 19 iniziano i provini, di sera, alle 19 deve essere là, non canti altre canzoni, canti solo canzoni di Nino D'Angelo, perché alla commissione piace Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio. Vabbè. Si impari 2 o 3 strofette di canzone di Nino D'Angelo, qualche altra ad esempio di Nino D'Angelo. E mannaggia che l'estate io mi innamorai di te, se la ricorda questa? Ecco ancora nell'agenda l'indirizzo dove non c'è. La faccia più consentimento, tipo napoletano. E mannaggia che l'estate io mi innamorai di te, tipo deve essere più convinto, più melodico, no? Cantato è tipo siciliano. Tre ricordi che ho trovato una foto con te. Ho trovato una foto con te. La faccio con cadenza napoletana, non siciliana, perché un buon rovino, parliamo chiaro, un rovino non ci fanno passare. Alto sul mare, tu sorrisi, una voglia di amare. Tu tremato con me, io pazziato per te, non sapevo com'era di tu, prima amore per te. Vada, continui. E la faccio, non se la ricorda più. No. Come Mario Merola, se ricorda qualche cosa di Mario Merola, ad esempio Zappature. Mario Merola, qualcosa di Mario Merola se la ricorda? No, Mario Merola no. C'è un cantante nuovo napoletano che lui penso che viene, non so se è catanese, eh? Lavora con una casa discografica di Catania, questo, si vede ogni tanto su Antenna Sicilia. Qua? Non mi ricordo però il nome, se sapeva qualche brano di quello. Comunque, allora, dopodomani alle 21. Lei può scendere a Sant'Agata di Militello? Allora, vediamo, se posso subito un freno. Lei porta la macchina a patente, che guida? Un freno. Ce l'hai la patente. Bravo. E allora, lei può viaggiare tranquillamente, non c'è bisogno che qualcuno la viene a prendere, no? Vabbè, no. E mi ascolti un'altra cosa, qua nel curriculum dove scrivere che film lei ha visto, che serie di film ha visto, film di mafia. Capo dei Cabbi. Capo dei Cabbi? Quante puntate ne ha viste? Così. Come? Tutte e 6. Tutta la serie? Sì. Bravo, allora già un'esperienza come si deve comportare. Lo facciamo.
Sai imitare l'attore che ha fatto Torrina? Sì, ma no, siamo con parte. No, io non ho visto mai questo film. Lei si ricorda qualche parte dove lui magari è un po' aggressivo quando parla? No, non me lo ricordo, no. Quando lui ad esempio rimprovera i picciotti che l'hanno tradito, non lo so. No, non me lo ricordo, se la ricordo lei. E allora mi faccia una scenata tipo siciliano, tipo come parlano i parlamentari. I parlamentari qua come parlano? Cacchè, venga, mi tradiste, proprio tu mi tradiste. Cioè, proprio tu mi hai tradito. Oh, lei mi faccia questa... Cacchè, proprio tu mi tradiste. E loro si vedranno cosa hanno. Mi dica. Ah? Dica questa frase, proprio a tu mi tradiste. Lei ha visto il no. No, anche se non c'è nel film, lei deve dire una frase in tipo palermitano. Perché i film di mafia le cosa li fanno tutti a Palermo. Sì. Ecco, lei faccia, dica, lei quando fa il provino gli dicono ci faccia una strofe tipo mafioso palermitano, lei gli dice così, gli deve dire. Ascolta lei che si troverà bene, lei quando fa il provino e la commissione gli chiede mi faccia una frase di un secondo del parlare palermitano mafioso e lei gli deve dire precisamente così. Cacchè, proprio a tu mi tradiste, io che ti ho voluto bene, ora tu mi metteste in culo. Non ci bastava l'avvertimento di un grandissimo corrotto. Bravo, così, non ci bastava, ecco, fallo in palermitano, dillo in palermitano, non ci bastò. Non ci bastò l'avvertimento di un grandissimo corrotto. Cami c'arrivo, forza, cami c'arrivo. Cami c'arrivo. Ma c'arrivo. Dobbiamo scannare pure io. Allora meglio, poi all'ultimo direi così, meglio che mi mangio un panino che mi usa, che ci guadagno di più, lo dica, meglio che mi mangio un panino che mi usa, che ci guadagno di più. Un panino che mi usa, che ci guadagno di più. No così, meglio che mi rompo un panino che mi usa, che ci guadagno di più. Meglio che mi rompo un panino che mi usa, così ci guadagno di più, tipo palermitano. No, meglio che mi mangio un panino che mi usa. Più. Bravissimo, ecco, lei queste sono le domande che gli fanno. Vabbè. E lo sguardo, lei che tipo di sguardo ha? Da faccia da pugilista, com'è combinato? Ecco, lo sguardo lo deve tenere sempre fisso, lei questa commissione, quando loro gli fanno delle domande sui film di mafia, li deve guardare occhi negli occhi, deve guardare gli occhi queste persone, le deve fissare, tipo mafioso. Perché fa parte del provino, mi ha capito? Sì, sì. Io le do delle delucidazioni in modo che lei subito vinca questo provino e magari con la speranza che in provincia di Messina qualcuno entrerà a far parte di questo nuovo film che faranno a Palermo. Perché fanno un film nuovo intitolato Il capo dei capi piccolo, la sindrome immunitaria piccolo. Lo piccolo? Lo piccolo, sì, piccolo, bravo, lo piccolo. L'ha mai sentito nominare questo mafioso? E fanno un film su questa persona. Sicuramente se lei va bene il provino le tingeranno i capelli bianchi, perché io ho visto qualche parte così nei provini che hanno fatto vedere un filmato che questo ha i capelli bianchi, roba di 50 anni. Sicuramente le faranno una pancia finta, le tingeranno i capelli bianchi. Ecco, le faccia sempre... Meglio che mi mangio un panino che mi usa. Vabbè. Capito? E allora, e lei mi chiami domani, così io le dirò a Sant'Agata quando deve essere preciso. L'orario preciso, sa? Pronto? Pronto? E come mai stamattina è staccato il telefono? Io? Sì. Allora che c'era mia mamma che mi ha detto giù che dobbiamo andare... Ah, me lo poteva dire, mi stacco il telefono così... Non l'ho avuto il tempo di parlare. Ho capito. E allora, se lo ricorda bene, dopo domani? Dopo domani. Pronto? Tu telefono, cari, sempre a linea, com'è sto fatto? Ma è a batteria scarica?
Io? Come sono questo caro? Ho capito. Perciò qual è la canzone che stava facendo? No, ma te ne scarica lei. Qual è la canzone che stava facendo? Mannaggia che l'estate io mi innamorai di te. Cerco ancora nell'agenda, l'indirizzo tuo non c'è. Io con me sentivo fuori te, si tagliava in braccio a me. E morava sempre amore te, la speranza di vedere. E mannaggia, forza! E mannaggia che l'estate io mi innamorai di te. Tu diventi famoso e ancora non lo sai. Continua. Diventa famoso tu, forza, continua. Sto parlando con me stesso, parlando con te. Che cosa scrivi per me? Solo adesso lo so. Un amore che adesso non ho. Vai. E mannaggia che le strade. Tipo napoletano, forza. Aspetta, quale potremmo fare? Una cantuna. Una, che ti piace a te? Potremmo fare Gianni Celeste e Flava. No, fanne una Gianni Celeste, vai. A me a piedi sulla luna, a prendere con le tue mani, a se metti una gente bella, sono aperto per regolare a te. Un telefono, mettilo un pochino. È importante, se tu me, credimi. Credi, questo mondo non c'è niente chiuso. L'unica ragione mi ha visto modoso. Non posso immaginare un giorno senza te. Vivo solamente distanzio da te. A posto. Ora ne a fare una, però devi mettere un pochino il telefono più distante, in modo che non arriva l'eco. Sempre napoletana. E quale potremmo fare? Qualsiasi, basta che è napoletano. Vale. Basta che è napoletana, la qualsiasi. La qualsiasi? Sì, basta che è napoletana. Aspetta, quando ci pienso, quando mi viene qualche canzone buona. Pintata a bene, quante sue spiegherò per sere, facevo le tese per le tante, casse fa sere, può parlare, può sentire, come stai, che stai facendo, tutto bene, dimmi le tele, ci sentiamo, forse rimane, ti saluto, ti amo, lo so. Come bello quando sera per telefono sento a me quando fai crescere a così un anno intero non morirai a così. A posto avanti. Ok, ci sentiamo, ciao.